Buongiorno, oggi Vlogmas Day 5 un po' in controluce. Io non capisco perché tutti gli altri hanno l'appoggio perfetto alla loro altezza perfetta. Io mi devo scervellare, incastrarvi nell'armadio e puntualmente poi mi ritrovo controluce, ma va bene. Come vi accennavo ieri, se non ricordo male, vi faccio vedere il momento multivitaminico. Io prendo questo, mi sembra di averlo comprato su MacroLibrarsi. Se volete andare a dare un'occhiata agli ingredienti, vi consiglio di cercarlo su Google, vi appare direttamente il link di MacroLibrarsi e andate a dare un'occhiata. Come potete vedere è decisamente più piccola rispetto a quella degli Omega 3. Direi che tra le prossime cose da fare c'è anche quella di riordinare il mio armadio, che è un po' un campo di battaglia. Oggi Vlogmas casalingo misto a faccende di casa, quindi rimetteremo a posto la camera, ci prenderemo cura delle mie piante, come potete vedere qui c'è qualche fogliolina gialla, quindi gliela andremo a staccare, ed in più volevo mostrarvi la mia attuale skincare. Andiamo Titti? Andiamo? Sì, passeggiati! Guinzaglietto. Quando vede che prendo il guinzaglietto scodinzola, perché è tutto più concreto. Sì Titti, sì. Adesso stacchiamo perché, come potrete immaginare, è un momento intimo. Arrivate al supermercato, adesso Tiffany starà in braccio a me perché in questo specifico supermercato ci sono i carrelli per gli animali, ma vogliono che gli lasci il documento. Io per principio non glielo lascio, visto che per esempio al Conad ti danno giustamente il carrellino per l'animale senza fare storie, allora me la porto in braccio, tanto dobbiamo prendere solo l'acqua e la pizza. In più in futuro ho pensato che vorrei portarvi proprio a fare la spesa con me, quindi vi metto nel carrello un po' come nello scorso Vlogmas, quando siamo stati da Maison du Monde. Invece che farvi uno svuota la spesa, vi registro mentre siamo al supermercato. Se ho da dirvi qualcosa riguardo qualche prodotto che non devo necessariamente acquistare, ve lo posso dire. Non so, mi sembra una buona idea. Fatemi sapere giù nei commenti se vi potrebbe interessare. Ora entro perché ho due mani. Non so dopo come farò a pagare. Prendere la cassa dell'acqua e prendere la pizza bianca. Piccolo consiglio, state attenti perché guardate cosa è successo. Mi si è staccato il manico mentre salivo le scale. Dietro di me c'era Tiffany. Fortunatamente non la faccio mai stare quando porto carichi pesanti accanto a me, però poteva essere pericoloso perché mi è caduta proprio sul gradino al mio fianco. Però tutto è bene, quel che finisce bene. Tittatina ha fatto tutti i suoi bisognini ed ora caffettino e biscottino. Chi lo vuole il biscottino? Chi lo vuole il biscottino? Sì! Finalmente andrò a mangiare per colazione il mio amato pancake. Non lo stavo facendo ultimamente perché, non avendo l'albume di Natura Sì, sprecare le uova per prendere solo gli albumi non mi piace, però visto che mamma oggi voleva fare la carbonara, ne ho approfittato e ho dato a lei i tuorli. Ma ora è il momento del biscottino. Dov'è Tittina? Dov'è? Non vediamo Titti, non vediamo Titti. Eccola! Andiamo a mettere il biscottino nel giochino. Trova il biscottino Titti, trova! Che brava! Wow! In tempi record, amore! Ma sei bravissima! Wow! Sono troppo carini questi giochini. Li abbiamo comprati da Arca Planet e sono della Trixie. Ci sono vari livelli di difficoltà in modo tale che al vostro amichetto pelosino andate a stimolare anche l'intelligenza e la creatività. Ma Tittino è troppo intelligente. L'altro non lo utilizziamo mai perché praticamente Tiffany infila il musino e si prende il biscottino. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, sì! E guardate quanta marmellata. Wow! Questo sì che è un momento sacro, grazie. Non c'è cosa che ami di più che far colazione con il mio pancheccone e la marmellata. Ovviamente la mia marmellata non è light perché non mangio quelle porcherie, è semplicemente la rigoni di Asiago, che è 100% frutta, e come dolcificante utilizzano il succo di mela. La percentuale di frutta è al 60%, anche 65%, che volete di più. Ora vi saluto perché faccio colazione, sono affamata. La ricetta arriverà quando registrerò i What I Eat in a Day a tema mia alimentazione con digiuno intermittente. Comunque volevo farvi vedere, guardate, ho montato a mano un po' gli albumi, ma veramente 2 minuti e mezzo, ed è sofficissimo. E c'è Tiffany che abbaia nonostante già ha mangiato il biscottino, perché vuole qualcosa. Cosa vuoi che questo albume? E marmellata, buon gustaia. Dovete sapere che lei è tutto fumo e niente arrosto, perché se non la calcolate abbaia. Però poi se la mettete in braccio dove state mangiando
È educata. Ho utilizzato questa volta la marmellata di arance amare perché la devo finire. Generalmente la utilizzo per fare la torta di mele e devo dire che è buonissima. Però la mia preferita in assoluto è quella di albicocche, non c'è proprio storia. Eccoci in bagno, giunti al momento della skincare. Per prima cosa utilizzo l'olio di cocco per andare ad eliminare il grasso dal mio viso, perché come ci insegna l'estetista cinica, il simile scioglie il simile. Intanto, come potete vedere, siccome io l'olio di cocco lo tengo in frigo, vado a raschiare in modo tale da prendere la dose che mi serve. Ora vado a scaldare l'olio in modo tale che si sciolga con il calore del corpo e vado a passarlo in viso. Una volta che ho massaggiato per bene l'olio sul viso, cerco sempre di andare dall'interno verso l'esterno, la fronte la massaggio sempre andando verso l'alto, qui fate un massaggio contro il doppio mento ed ora andiamo a prendere il nostro spumone. Veralab, per chi non lo sapesse, è il marchio dell'estetista cinica. Vado ad agitare per bene e mi raccomando, non fate come vedo spesso fare su Instagram, che ne mettete 250 pump. Io massimo utilizzo questa quantità, ovviamente perché seguo le istruzioni che dà l'estetista cinica. Vado a passarlo sulle mani e poi mi faccio la barba. Come vedete, l'olio di cocco si mangia lo spumone, quindi vado a bagnarmi un po' le mani e vado a riattivare la schiuma dello spumone. In questo modo toglieremo qualsiasi traccia di impurità. Attenzione, non stiamo parlando di trucco e di struccaggio, stiamo parlando di detersione della pelle. Una volta massaggiato per bene e passato i punti in cui avevamo massaggiato l'olio di cocco, andiamo a sciacquare. Cercate di prendervi sempre cura della vostra pelle, magari se la mattina andate di fretta fate il tutto un po' più velocemente, ma almeno la sera prendetevi quei 10 minuti per coccolarvi, anche perché al viso fa bene anche ricevere dei massaggi che lo vadano a stimolare e vedrete che la vostra pelle vi ringrazierà. Mi raccomando, sciacquate bene ed andate a tamponare, mai a strusciare l'asciugamano. Tanto l'unico scopo dell'asciugamano è quello di andare ad assorbire l'acqua in eccesso sul vostro viso, non dovete stare a sfregare, altrimenti irritate solamente la pelle. Vi lascio giù nell'info box e nel primo commento il link al sito dell'estetista cinica, naturalmente è semplicemente per rendervi più pratico poi raggiungere il sito. Andiamo a fare un bello scrabbettino. Questo non so se consigliarvelo perché mi ricordo che lo pagai tantissimo, cioè per essere uno scrub, per carità, ha due azioni in uno, fa sia da scrub che da maschera, perché una volta che lo andate a massaggiare sulla pelle, poi lo lasciate così in posa per 10 minuti. Lo pagai quasi 40 euro se non di più. Se lo volete provare e non vi pesa sul portafoglio andare a spendere 40 euro o più, provatelo. Cerco di insistere sul naso quando vado a massaggiare i granelli dello scrub e cerco di sentirli sotto le dita proprio per andare a pulire quanto meglio possibile i pori. La sporcizia vi va a finire nel poro, rimane lì e vi crea i classici puntini sul naso neri. Infatti appena sto molto dietro alla skincare noto subito che non mi appaiono più magicamente. A posto così, sciacquo le mani. Nel frattempo che agisce la maschera dello scrub, vado ad utilizzare anche lo scrub labbra di Biofficina Toscana, eccolo qui, e lo vado a massaggiare sulle labbra con movimenti circolari. 10 minuti e più passati, vado a risciacquare il tutto e ci vediamo in camera per andare a mettere tutte le varie creme. Come primo step vado ad utilizzare questo siero di Eterea Cosmesi. Già l'ho messo perché essendo praticamente finito ogni volta devo stare lì a scuotere, insomma non sono immagini carine da vedere, quindi ve le ho risparmiate. Io lo vado ad utilizzare intorno agli occhi, sul contorno delle labbra, anche perché nasce proprio come siero per occhi e labbra, naturalmente per labbra intendono il contorno. Una volta asciugato procedo con il siero illuminante di Bisou Bio, è molto liquidino, lo vado a stendere molto delicatamente in maniera veloce e poi lo tampono. Altra crema per gli occhi è questa di Zaffiro Organica, ne metto un po' e la tampono delicatamente intorno agli occhi.
mi raccomando. Generalmente invece del siero illuminante utilizzavo il Siero Perfect dell'estilista cinica che mi ha rivoluzionato la pelle. Il problema è che l'ho finito, quindi sto aspettando di fare un nuovo ordine sul sito per andarlo a riacquistare. Come crema viso invece vado ad utilizzare questa di Esmeralda, crema viso idratante. Anche qui cerco prima di metterla su tutto il viso e poi la vado a stendere. Anche qui la stendo delicatamente e poi vado a picchiettarla in modo tale da pressarla sul viso. Come step finale vado a mettere un burro cacao, in questo caso è la Dolci Labbra al Passion Fruit di Alchemilla. Io vado a scavare con il retro dell'unghia all'interno perché non potete capire quanto prodotto altrimenti va sprecato. Dopo cerco di farvelo vedere. Guardate quanto prodotto andate a sprecare se non scavate fino alla fine. E se ieri la pasta non l'ho mangiata, oggi vado di sedanini di lenticchie, spezzatino rimasto da ieri ed ovviamente tutto il suo sugo. Qui invece abbiamo l'altra metà del mezzo chilo di rape che ho preparato ieri. Buon pranzo! Ma quanto sei dolce seduta su Papino! Per cena broccoletti saltati in padella, ovviamente saltati in padella per modo di dire, con aglio e peperoncino senza olio, quello lo andiamo ad aggiungere a crudo. Sinceramente un bel paninozzo con dentro salsiccia e broccoletti sarebbe stato fantastico, però Napoli ci aspetta, quindi ci teniamo leggeri per quel giorno. Film dell'avvento messo, questa sera vediamo Un principe per Natale. Io spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao.